Rispondo gentilmente al commissario, bella formula, commissario, commissario Girometta. Il commissario Girometta è il responsabile di Forza Italia a Piacenza, chiamato commissario. Io sono stato in tante occasioni e sto in tante occasioni a Piacenza, ho molto lavorato a Piacenza, ho avuto rapporti straordinari con Corrado Sforza Fogliani e ho interrotto la continuità dei miei rapporti, non con lui ma con la città, quando un sindaco ha voluto fare una bretella davanti a una villa bellissima del Settecento. Da allora è cominciato un battibecco, per cui sono stato meno assiduo a Piacenza, ma certo non meno assiduo alle attività culturali della Banca di Piacenza. Ho avuto ottimi rapporti con l'assessore alla cultura, che è un giovane pieno di entusiasmo, il quale però non ha pensato bene di chiamarmi a fare qualcosa per Piacenza e ha preferito nominare presidente della Galleria Ricci Oddi il collega e amico Fernando Mazzocca, il quale non so cosa faccia come presidente, ma io in tutti i luoghi dove sono stato chiamato ho mosso e mi auguro che questo avvenga anche nella bella Galleria Ricci Oddi. Quindi non ho avuto nessun rapporto con l'amministrazione attuale di centrodestra di Piacenza. Mi sono trovato in alcune occasioni a discutere delle loro scelte quando in modo molto determinato ho ritenuto che una volta ritrovato con tanti anni il dipinto di Klimt fosse inopportuno prestarlo a Parma Capitale Italiana della Cultura, una nomina modesta per una città che molto vale ma che si chiama Parma, non Piacenza, e questo ha indotto a cambiare il progetto e a esporre giustamente alla Ricci Oddi il dipinto di Klimt. E in un secondo caso, quando il comune ha deciso di abbattere un'architettura degli anni 30 o 40, comunque di epoca fascista, ma che poteva essere risparmiata, che è il mercato ortofrutticolo. Per il resto, e poi ho polemizzato, ma non per contro l'amministrazione, ma in generale contro la sovrintendenza per l'intervento a Santa Maria del Carmine, dove hanno fatto un soppalco inaudito, intollerabile, e dove con Sforza Fogliani abbiamo combattuto perché la sovrintendenza spiegasse la sua decisione. Per cui non c'è una serie di situazioni o di rapporti del passato e anche del futuro che mi leghino a questa amministrazione attuale che si ripropone per le elezioni. E quindi al commissario che mi esorta ad allearmi con il centrodestra, rispondo che io ho seguito le persone amiche, quelle che mi sono state amiche e di cui sono amico, come Sforza Fogliani, che hanno osservato alcuni limiti gravi del centrodestra. Per cui, altra cosa, una lista che potrà portare a un risultato forse utile per il ballottaggio, forse, però, insomma, una lista. Qui leggo invece che Girometta mi scrive, cercando di invitarmi e di chiedermi, aspirante sindaco e assessore di ogni luogo. E già questo non è molto gradevole. Io non sono aspirante sindaco di nulla, sono stato sindaco e sono sindaco di luoghi importanti come San Severino, Salemi e Sutri, dove oggi sono sindaco, sono pro sindaco di Urbino e ho osservato che la Bassanini consente, non essendo un ruolo elettivo ma una nomina, di essere assessore a uno che è sindaco altrove. Per cui non è che il ruolo di assessore che ho svolto in tanti luoghi sia incompatibile con quello di sindaco altrove, tantomeno per fare la programmazione culturale per una città che ben conosco come Piacenza. Ma non sono aspirante né sindaco né assessore di ogni luogo. Caro Girometta, è un onore per Piacenza godere della sua attenzione. E poi continua con una singolare malizia dicendo che speriamo non sia fugace come quella riservata ad altri luoghi. Ora, questo, caro Girometta, te lo devi mangiare. Intanto perché io sono sempre stato assiduo e attivo nei luoghi in cui mi hanno chiamato a lavorare e lo sarei anche per Piacenza e non ho chiesto comunque di essere chiamato. Quanto alla formula infelice, dire non sia fugace come quella riservata ad altri luoghi
è sostanzialmente offensivo. Io che cosa avrei fatto di fugace in altri luoghi? Quello che ho fatto a Rovereto, Mart, a Ferrara, Ferrara Arte, a Possagno, Museo Canova, a Sutri, Palazzo Debbing, a Rubino, Palazzo Ducale, con attività senza precedenti con gli assessori o i presidenti prima di me, dice che dovunque sia stato, tutto sono stato meno che fugace. Quindi non è un buon modo per chiedermi di allearmi con qualcuno, dirmi speriamo non sia fugace la sua attenzione come quella riservata ad altri luoghi. Poi, parlando di me, essendo stato eletto più volte deputato con le liste promosse da Forza Italia, questo è vero, si tratta di alleanze, io sono stato, come sa bene Berlusconi, di cui sono amico, leale ed alleato di Forza Italia, ma sempre indipendente. Siamo certi che vorrà condividere la tappa piacentina con lo schieramento di centrodestra. Sì, se il centrodestra avesse condiviso qualcosa con me. Questo non è mai avvenuto. Io ho dato al centrodestra delle buone opportunità come stimolarlo, insistere perché il Klimt ritrovato fosse una gloria di Piacenza e non di Parma. Questo ho fatto in 5 anni senza essere mai stato chiamato da quell'amministrazione. E del resto le elezioni amministrative presuppongono un radicamento locale di chi intende proporsi, quel radicamento locale sarà quello dei candidati. E poi insiste ancora con un atteggiamento offensivo. Le comunali non sono infatti